Manu Lalli porta Alice sul palcoscenico di Amami Teatro con l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, gli attori di Venti Lucenti e gli alunni del Convitto Nazionale Giambattista Vico. Alice è un progetto di Agis con Venti Lucenti finanziato dal Ministero. Oggi in conferenza stampa nel foyer del Teatro Marucino, amministratori ed esponenti dello stesso Marucino hanno voluto fare il punto su questo spettacolo che avvicina gli studenti al teatro. Marco Parri, presidente di Federvivo. È un'attività che ci è venuto in mente di programmare come progetto speciale del Ministero, e insieme a Manu Lalli, che conosceva già questo ambiente, abbiamo immaginato di portarlo a Chieti, perché qui abbiamo anche gli amici del Teatro Marucino, perché abbiamo già una collaborazione con la Sinfonica Abruzzese, e quindi era bello poter coinvolgere un territorio, diciamo, un po' lontano, no? dalle città metropolitane consuete. E devo dire che questa è un'iniziativa che ci ha entusiasmato. Lo stesso entusiasmo di Domenico Barbuto, segretario generale Agis. Ma il Teatro Marucino è un teatro straordinario, ma soprattutto ci piaceva e ci piacerà ancora in futuro immaginare dei percorsi che vadano nella provincia italiana per coinvolgere tanti ragazzi, tanti bambini che possono trovare nel mondo del teatro un'occasione di crescita personale, umana e chissà anche professionale. Lo spettacolo di Alice rientra nella rassegna Amami Teatro, 8.640 minuti di spettacolo dal vivo, giorno e notte senza interruzioni, dal 18 dicembre fino al 23 dicembre al Teatro Marucino di Chieti, con ingresso gratuito.